Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario del Veneto Orientale. Come primo servizio andiamo a Portogruaro, 1 anno e 4 mesi al poliziotto Stalker. Vediamo il servizio. Terrorizzata da un marito padrone, ossessivo, minaccioso e armato di pistola. Lui che di mestiere fa il poliziotto in Francia la controllava telefonicamente, pretendeva che in casa tutto fosse sempre in ordine e le impediva di avere contatti con la madre. Se si fa viva qua, aveva detto dopo che la nonna aveva spedito un regalo di compleanno alla nipotina, brucio la casa con voi dentro. E ancora, faccio come Hitler, vi ammazzo e poi mi sparo. A pochi giorni dal femminicidio-suicidio di Spilimbergo, il tribunale di Pordenone ha inflitto una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione a un quarantenne francese, originario del Porto Luarese, che ha scelto di trasferirsi nel paese di origine, ritenendo che la qualità della vita fosse superiore rispetto a quella d'Oltralpe. In realtà ha continuato a vivere e a lavorare in Francia, sottoponendo la moglie a un controllo a distanza che la procura di Pordenone ha definito ossessivo. Le aveva impedito di comunicare alla madre il nuovo indirizzo, la tormentava con messaggi e telefonate. In un'occasione, per spaventarla, le ha inviato un messaggio con la fotografia della sua pistola d'ordinanza. La vittima era terrorizzata ed è stata allertata alla rete antiviolenza del Porto Luarese. Dopo un periodo trascorso in una struttura protetta, la donna è tornata a casa. Nel frattempo, la procura aveva ottenuto dal GIP di Pordenone una misura cautelare. Al poliziotto francese è stato proibito di avvicinare la moglie, un divieto che ha sempre rispettato. Il suo difensore, l'avvocato Danilo De Vito, ha cercato di ridimensionare la vicenda. Il giudice Rodolfo Piccin ha invece ritenuto provato il reato di stalking e le minacce telefoniche po che potessero davvero essere assorbite dalla contestazione più grave di maltrattamenti in famiglia. Alla parte civile, costituita con l'avvocato Luigino Mior, è stata riconosciuta una provvisionale di 5.000 euro. Sarà il Tribunale civile a stabilire l'entità del risarcimento. L'imputato, che ha ottenuto la condizionale, dovrà pagare anche le spese di costituzione. Pauroso incidente stradale nella notte sull'autostrada A4 verso le 4. Si è verificato un violento tamponamento tra 3 mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Venezia nel tratto fra Roncade e Meolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare, con non poche difficoltà, usando cessoie, divaricatori e martinetti idraulici, l'ultimo autista rimasto incastrato nella cabina del camion. Le sue condizioni sono gravi, illesi gli altri due coinvolti nel sinistro. Le operazioni di soccorso sono state veloci e non è stato necessario chiudere completamente l'autostrada perché il tratto di A4 in cui è accaduto l'incidente è a 3 corsie. Anche se il traffico nelle prime ore del mattino era leggero, la chiusura di 2 corsie ha comunque provocato una coda che, con l'aumentare dei transiti, ha raggiunto una punta massima di 6 km. E adesso ci spostiamo a San Michele al Tagliamento, una faida familiare fra giostrai. Sono 14 a processo. Una faida familiare tra giostrai approda in tribunale con 14 imputati. Dovranno difendersi dall'accusa di concorso in violenza privata, ingiurie e danneggiamento davanti al giudice Giorgio Cozzarini a partire dal 15 novembre. Le vittime sono un trentenne di Sesto Arreghena e la madre alla quale nel marzo del 2012 aveva dato ospitalità. Secondo l'accusa, il mandante del raid punitivo sarebbe il padre e marito Massimo Rossetto, 51 anni, di San Michele a Tagliamento. Avrebbe preteso l'allontanamento dalla moglie, che subito dopo la separazione si era rifugiata dal figlio, e riteneva, si legge nel capo di imputazione, che la sua presenza creasse problemi alla relazione che aveva intrapreso con un'altra donna. La sera del 21 marzo 2012, verso le 21, la casa di Sesto Arreghena fu circondata da una quindicina di persone, arrivate a bordo di 7 auto. Costrinsero la famiglia del trentenne a barricarsi in casa. Cominciarono a urlare e a minacciare. Siete morti, adesso vi ammazzo tutti, preparatevi le tombe, gridavano. Vi ammazziamo, vi spariamo, vi aspettiamo fuori, dove vi troviamo, vi uccidiamo. E ancora, non passerete la notte, non venite dalle nostre parti, neanche a Portogruaro. E rivolgendosi alla moglie del padrone di casa, tu non seguire tuo fratello o muori come lui, uccidiamo tutti i tuoi parenti di Casarsa. Il raid durò mezz'ora, la madre del trentenne fu aggredita in auto mentre tentava di scappare. I 15 lanciarono sassi contro la macchina e con spranghe di ferro colpirono la carrozzeria per impedirle di allontanarsi. Si dileguarono solo quando compresero che stavano per arrivare i carabinieri. Oltre a Rossetto saranno processati Franco e Michael Tauban di San Michele,
Michele, Adriano Benedini di Pordenone, Luca Davis e Simon Rossetto di San Michele, Elvis Daniel, Rosano Romeo e Giancarlo Benedini di San Michele, Maveri dalla Santa Casa e Barbara Adorini di San Michele. Saranno difesi dagli avvocati Roberto Pascolat, Bruno Catellan e Sergio Gerin. Slitta il funerale di Elia Bavaresco. Il 24enne è morto presumibilmente per infarto nel pomeriggio di domenica nella sua abitazione di via Marigonda a Navolè di Gorgo al Monticano. Dopo la visita necroscopica di lunedì pomeriggio si era ipotizzato di fissare l'autopsia oggi. Nel pomeriggio di ieri si è deciso invece che l'autopsia verrà eseguita non prima di giovedì. Pertanto rimane ancora da fissare la data del rito funebre, che comunque sarà celebrato alla parrocchiale di Navolè di Gorgo. Bavaresco, operaio della Torni Veneta di Porto Bufolè, aveva passato il sabato sera con gli amici ed era rincasato nella notte senza nessun problema fisico, come ricordano gli amici. Viveva con i genitori, il fratello e i nonni. Proprio il padre Emanuele, nel primo pomeriggio di domenica, si era recato nella sua camera per svegliarlo. Elia però non aveva aperto gli occhi. Da qui la chiamata disperata al 118 e il personale su M, giunto con un'ambulanza dall'ospedale di Oderso, ha fatto di tutto per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. E adesso andiamo a Jesolo, succede ancora un profugo spacciatore ed è il secondo caso. Vediamo di cosa si tratta. Spaccio di stupefacenti, denunciato un altro ospite della Croce Rossa di Jesolo. È il secondo caso in pochi giorni legato a un'operazione della polizia contro lo spaccio con il coinvolgimento di extracomunitari presenti da circa un anno nella struttura di Via Levantina. Era capitato nella notte tra venerdì e sabato scorsi con un 26enne tunisino pescato e poi denunciato con 15 grammi di hashish mentre si trovava in Via Zara nella zona di Piazza Mazzini. L'altra notte è toccato a un 19enne nato in Gambia, NH, a scoprirlo un agente del locale commissariato fuori servizio. Questi, mentre si trovava in via Ippolito Nievo, sempre nei pressi di Piazza Mazzini, dirigendosi verso la spiaggia, ha notato un giovane che, appoggiato ad una recinzione, maneggiava nervosamente un pacchetto di sigarette. Quando gli si è avvicinato, il giovane, ignorando la professione dell'uomo, gli ha chiesto se voleva della marijuana e a quel punto il poliziotto si è identificato. Ha contattato la sala operativa del commissariato affinché inviasse una volante sul posto ed ha chiesto all'individuo di fornire le proprie generalità. Il giovane è stato identificato attraverso il tesserino della Croce Rossa, era NH. Nel pacchetto delle sigarette è stato trovato un involucro con della cocaina. Portato in commissariato, il centroafricano è stato trovato in possesso di altri tre involucri con un'altra droga. In totale si sono stati sequestrati 38,04 grammi di marijuana e altri 1,02 di cocaina. Il giovane è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti. L'aspetto negativo di quanto accaduto, ha commentato il sindaco Valerio Zoggia, è che già il secondo caso in pochi giorni e questo è un brutto segnale. L'aspetto positivo è che comunque queste persone sono seguite e controllate, come dimostra l'operazione della polizia. Speriamo che si tratti di casi isolati e che non vada a compromettere le altre persone. Auspico che, verso chi commette questo tipo di illeciti, vengano prese le dovute misure in relazione alla richiesta di permesso di soggiorno. Parliamo adesso di politica. Il sindaco Mirko Mestre ha convocato per giovedì 21 il nuovo consiglio comunale. Nel frattempo ha assegnato al consigliere Mario Varagnolo le deleghe a sport e turismo e a Luca Zerbini la materia delle politiche comunitarie. Una scelta, quella di assegnare l'importante delega al turismo ad un consigliere e non ad un assessore, è stata contestata dall'ex sindaco Tallon. Decisione poco coerente con l'importanza che ha il turismo nel nostro comune, ha detto. Stupisce la scelta inoltre di separare gli incarichi della cultura attribuita all'assessore Patrizia Furlan e dell'istruzione. E adesso andiamo a Gorgo al Monticano. Giuseppe Cella ci comunica che è tutto pronto e quindi via alla gara podistica. Gorgo al Monticano, ci troviamo con Antonio Marini, presidente del gruppo sportivo UFO. Allora, innanzitutto cos'è il gruppo UFO? Ma il gruppo UFO è un'associazione di amici che organizza da 30 anni una marcia non competitiva e fa tante altre cose a Gorgo al Monticano, lavora nel sociale, diamo una mano a chi ha bisogno.
Oggi qui a Gorgo Monticano abbiamo visto un bagno di folla di podisti che hanno praticato questa corsa, la corsa di Sant'Antonio, non competitiva. Ecco, 1600 persone sono tante, no? Ma diciamo che sono tante, visti i presupposti che avevamo la giornata di ieri e stanotte ci aveva preoccupato. Oggi abbiamo avuto il sole e la gente ha risposto. Sì, diciamo che la pioggia purtroppo in questo periodo fa capolino. Senta, appuntamento al prossimo anno? Sicuramente sì, siamo 30 e non ci fermiamo, andiamo avanti ancora e non ci sono problemi. Grazie. E andiamo adesso a Meolo, caloroso saluto al comandante Nicola Presutto che dopo 9 anni lascia la stazione dei carabinieri di Meolo per entrare a far parte del nucleo radiomobile della compagnia di San Donà di Piave. In consiglio comunale, nel consegnare la targa ricordo del comune al maresciallo Presutto, il sindaco Loretta Aliprandi ha espresso tutto l'affetto e la simpatia dei meolesi per il comandante dei carabinieri. Ha interpretato il suo ruolo come una persona inserita nella comunità, vicina alla gente, ai tanti giovani che andavano a chiedergli consiglio. Così ha ricordato il primo cittadino, ripercorrendo poi le tappe della carriera del maresciallo, dall'arrivo a Meolo nel 91 come vicecomandante fino al trasferimento a Noventa di Piave, dalle due missioni in Eritrea e Kosovo e ritorno a Meolo nel 2007 come comandante della stazione, dove in questi anni ha attivamente collaborato con l'Avis e con la società di basket. E andiamo col prossimo servizio a Fossalta di Portogruaro. Abbiamo avuto ospite nei nostri studi per un'intervista Patrizia Brigato, presidente del coro Castellani, che ci ha raccontato lo splendido viaggio che è stato fatto con il coro a Roma per cantare durante la celebrazione della messa di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Vediamo il servizio. Ospite dei nostri studi è Patrizia Brigato, presidente del Coro Castellani. Il Coro Castellani è appena rientrato da un'esperienza molto bella vissuta a Roma in Piazza San Pietro, dove il coro ha accompagnato insieme anche al coro di San Giorgio al Tagliamento la messa celebrata da Papa Francesco. Patrizia, qual è stata l'esperienza di questa uscita a Roma? È un'esperienza fantastica. Aggiungo, intanto saluto tutti gli ascoltatori e volevo aggiungere che assieme a noi, al Castellani e al coro San Giorgio, c'erano anche due cori di Concordia, il coro San Leopoldo e il coro Romatino. Che dire, è stata un'esperienza bellissima, meravigliosa, un'emozione che abbiamo vissuto quando appunto il Papa era a 10 metri da noi e abbiamo risposto al coro della Sistina celebrando la messa. È stata veramente un'esperienza fantastica, è fantastico anche il gruppo perché abbiamo veramente fatto gruppo, il canto ci ha unito ed abbiamo aggiunto questa è una cosa fantastica che se con qualsiasi si parla dei nostri coristi una volta nella vita si vive questa cosa, che si è aggiunta comunque anche al bellissimo concerto che avevamo fatto il venerdì a San Lorenzo in Lucina, dove avevamo anche un pubblico internazionale, si può dire che era stato organizzato da un'agenzia di Roma, e dopo tantissimo tempo la responsabile ha detto che per la prima volta hanno chiesto il bis e quindi è stata veramente una cosa bellissima, indescrivibile quasi, e nel senso che quando tu lo vedi arrivare, vedi questa moltitudine di gente, perché lì hanno fatto la canonizzazione di due santi, una suora svedese e un prete polacco, però dopo Papa Francesco ti dà la sensazione di una persona che è vicina a te tutti i giorni, e difatti questa emozione si è come un po', si può dire, dilatata, però è rimasto dentro, poi quando lui è passato e che ci ha dato la sua benedizione che ci resterà per tutta la vita, che noi abbiamo portato anche a tutti i nostri familiari a casa, proprio veramente è una persona, quando sorride ti apre il cuore, è veramente, penso che sia una cosa che tutti dovrebbero vivere e provare, perché veramente è una cosa bellissima. Ecco, inoltre ricordiamo che stiamo vivendo il giubileo della misericordia straordinario, esatto. Quindi l'aver partecipato proprio a Roma e nel posto dove c'è la Porta Santa sicuramente insomma arricchisce un po', certo, tutti quanti, certo, dentro. Certo. Quindi possiamo concludere, Patrizia, dicendo che aggiungiamo un altro importante momento del coro, in quello che il carnet è ricco di impegni, ricco di spettacoli e soprattutto quindi
una tappa molto importante. Noi avevamo lanciato l'idea di una missione a Roma, quindi una tappa importante aver partecipato a questa celebrazione in Piazza San Pietro. Certamente. Parliamo adesso di sport, siamo a Mota di Livenza, il vicepresidente del Volley regionale visita la Pallavolo Motta. Giovanni Piaser, FIPAV Veneto, vicepresidente, è una bella responsabilità, una bella soddisfazione vedere che nascono sempre nuove iniziative. Sì, come Federazione Pallavolo non possiamo che essere contenti di queste, tra virgolette, novità. Diciamo che il camp ormai da qualche anno in qualche altra società ha preso vita. Mi fa piacere che anche qui a Motta siano riusciti a metterlo in piedi e a organizzare una situazione di questo tipo, che secondo me è fondamentale per continuare a mantenere i giovani in palestra, considerando che oggi le società sportive, tra l'altro, sono ancora quei pochi elementi che riescono a dare un senso al vivere sociale e al rispetto anche delle regole. Sono oltremodo contento poi che questa nuova Pallavolo Motta cosiddetta, dopo le situazioni un po' difficili della stagione precedente, siano partite anche con un partner cosiddetto importantissimo come la Despar. Un partner importante per una società che vuole crescere, che ha voglia di crescere. Credo che questo binomio sicuramente produrrà degli effetti positivi. Spero e mi auguro per entrambi, sia per la Pallavolo Motta che anche per la Despar. Ecco, di acqua sotto i ponti da quando giocavi ne è passata abbastanza, non diciamo parecchio ma diciamo abbastanza. Come è cambiato il movimento? Sicuramente è tutt'altra cosa. 50 anni fa quasi, quando mi sono trovato a costituire questa società, eravamo un gruppo di amici che si trovava in patronato a giocare. Sono passati 50 anni, però mi pare che cambiano gli attori, ma forse i luoghi importanti, cioè l'aggregazione, il vivere assieme, il stare uniti, fare gruppo tra sponsor, società, non siano cambiati. Cambiano gli attori, cambiano le regole, ma non lo spettacolo. Beh, sicuramente io non posso parlare male della pallavolo in qualità di vicepresidente regionale, ma secondo me è uno degli sport sicuramente più importanti per la crescita dei giovani, perché permettono ai giovani di confrontarsi nel rispetto delle regole. C'è sempre una rete che divide e che quindi uno è costretto a superare l'avversario, però mettendo in campo quelle che sono le sue migliori qualità. Nemici in campo, amici fuori e amici anche al camp, che parte con numeri importanti, oltre 40 iscritti. Sì, sicuramente vivere la vita del camp credo per i giovani sarà determinante, perché è un'esperienza che fatta da giovani resta nella vita. E ora la rassegna fotoreporter, scatti dal territorio con il nostro Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, era questo l'ultimo servizio per quanto riguarda l'informazione del Veneto orientale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.